prova a servire Spagnolo, la palla indietro verso Barbosa, poi Vinicinio, potrebbe andare al tiro, invece sì, no, lo tenta, il gol! Grandissimo sinistro di Vinicinio! Vinicinio ha trovato veramente una perla di sinistro, andando a mettere la palla laddove la Rocca proprio non è riuscita ad arrivare. È tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione, lo Cicero va al tiro, la parata di Rotella. E attenzione, Vinicinio può andare al tiro, alla rete! Vinicinio sfonda la rete, 4-1, la ripartenza velocissima del brasiliano che è praticamente andato a mettere la palla oltre la linea di porta. Recuperare e appoggiare sulla corrente compagna, attenzione perché arriva immediatamente il vantaggio degli ospiti con la conclusione dalla distanza di Carvalho, si sblocca immediatamente il match. L'espulso non è il tecnico Fiorenza ma l'accompagnatore Mallamaci. Attenzione adesso Vinicio, il sinistro, il gol di Vinicio, straordinario gol, straordinaria freddezza di Vinicio che solo davanti alla porta. Da parte di Critelli, la palla è sbattuta sul palo, adesso c'è Monterosso, il tiro e il gol di Vinicius. Monterosso, Spagnolo, Barbosa, il tiro, il gol di Vinicius, ottima iniziativa del Catanzaro, e ancora Vinicius che quindi dopo aver segnato il 3-2 segna anche il quarto gol di questo match. C'è la sfida, anche se Catanzaro continua ad avere un vantaggio. Attenzione adesso Vinicius 1-1, Vinicius gol, veramente laddove c'è da decidere il match ci pensa Vinicius con questo tocco sotto. Partenza di Vinicinio che lascia sul posto da Di Garcia in diagonale e la rete. Ancora verso Mittelman, la palla però fuori misura, deve intervenire Corallo e attenzione adesso la porta libera, 5-2 Vinicius, errore in impotenza. Come all'andata, ricca di emozioni, ora il Vinicius che va a segnare il 4-2 con un suo sinistro veramente micidiale che non lascia scampo al bravo Nazario, quindi il Catanzaro.